Boom! Bam! Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Pokémon Tournament, dove continueremo le partite classificate. Ovviamente, prima di iniziare, devo ringraziare tutti coloro che supportano questi video con un bel pollicione all'insù. Grazie mille, amici miei. Adesso iniziamo. Go! E lo so che lo sapete. Pokken DX arriva su Nintendo Switch e tutti quegli spazi vuoti andranno riempiti con nuovi Pokémon che voi ovviamente vedrete e seguirete sempre solo qui su Tuberanza, grandi. Vabbè, la squadra di supporto è sempre questa. Ok. Al top, raga, scusate. Bene. Non faceva bene contatto. Una matricola. Un francese con il 46% di vittorie. Attenzione, raga. Non sottovalutiamo queste reclute. Lucario. Lo sappiamo tutti, ragazzi. 5 stelle San Montana, Machamp ti buca la mamma. Questo lo sappiamo. Quindi dobbiamo prendere le 5 stelle. Ci siamo. Si inizia. Ouch. Boom! Perfetto, raga. Bum 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 bam. Ole! Perfetti, raga, impeccabili. Ole! No, io voglio fare... E qua... Boom! Sbagliato. Vabbè, ok, chiuso. Grandi, raga. Iniziamo la grande. Non ho neanche utilizzato Cresselia. L'ho proprio ignorata. Vabbè, non importa. Tanto l'indicatore della super è quasi pronto. Ops, ops. Mi ha preso. Non importa, dai. Questa volta Lucky Luke ci si è rivoltato un po' contro. Boom. Boom. Tocca a me adesso, zio. Boom, 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 boom. Vieni qua, va. Dum. Mi piacerebbe finirlo così e ci provo. Niente. Non si è fatto prendere. E allora ti sfondo di mazzate. Bene così, raga. Prima partita vinta. Un po' di flessioni e ci siamo. 4 stelle, raga. Male male. Peccato. 25. Manca poco al prossimo incontro di avanzamento. Buono. Avanti un altro. Raga, l'annuncio di Pokken Deluxe mi ha caricato a bestia. E non dico cavolate. Vediamo un po'. Utilizzeremo Mewtwo bianco contro un D1 come noi, soltanto con il 69% di vittorie. Questo ci potrebbe aprire, letteralmente. Anche se ho la telecamera davanti all'indicatore e non so mai quando è pronta. Bravo. Olè. Vai così. Questa è la mossa che mi spammano tutti quanti. Au. Ragazzi. Cosa? Cressy arriva. Non mi ricordo molte mosse con Mewtwo, raga. Questo round me lo so giocato male. Basta, ci
Vai. Adesso mi fa la special. Ce lo sapevo. Mi sono riparato però. Vai così. Vai così, raga, che ce lo prendiamo, forse, forse. Sì, 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 sì. Grandi. Non mi fate urlare troppo, raga, che se no mi vengono a suonare un'altra volta. Però questo è stato un signor round. Wow. Olè. Non se l'aspettava. Tra l'altro dovrebbe essere una ragazza. Ouch. Non lo facciamo ricadere. Vai così, bravo Mewtwo. Ai. Olè. Olè. Mamma mia, che bello. Olè. Mamma mia, che spettacolo. Dai, 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 piomba, piomba addosso, piomba addosso. Adesso. Merda. Me la sto rischia, raga, me la sto rischia troppo. L'indicatore della special di Mewtwo si carica troppo lentamente. E forse ho sbagliato io, perché avrei dovuto cercare i diamantini sparsi per la mappa. E non li ho presi. Dobbiamo fare attenzione, raga, potrebbe costarci caro sta cosa, eh? Ok. Olè. Non lo faccio cadere. Olè, preso. Mamma mia, come ce la stiamo a giocare, raga, questa. Ah, questa fa male. Già chiama Cresselia. Olè. Top. Brudum. Solo che non tolgo tantissimo. Questo è perché... Sì, volevi a scemo. Grandi. Senza utilizzare la mega evoluzione. Top. Mamma mia, che partita che ci siamo vinti, regà. Oh, 60 e passa per cento di vittorie. Sono tante, regà, eh. Ma nonostante tutto, eccole qui. 5 stelle San Montana. Adesso anche Mewtwo ti buca la mamma. Dovete considerare che i nostri avversari probabilmente hanno i Pokémon a livello 100 e di conseguenza hanno più forza o difesa, ma nonostante tutto con i Pokémon più deboli riusciamo a vincere. Buono, buono, buono. Un italiano con il 62% di vittorie, ok, solo che è un E4, sì. Ragazzi, nello scorso episodio ho fatto una figuraccia terribile con Gengar. Non ho intenzione di ripeterla. E infatti voglio proprio dare il massimo. Vai. Buono. Eh no. Ok. Preso. Vai, gli rubiamo un po' di vita e lo picchiamo. Ottimo. Che cosa gli abbiamo fatto, signori? Vai così. No. Ouch. Cressi. Raga,
Toglie tanto il suo Charizard. Ma tanto tanto. Bravo. Questo ragazzo è bravo. Sa giocare. Adesso sarebbe da capire se anche lui è uno smurf, ovvero quelli che creano il secondo account, oppure se è bravo sul serio. Non lo so, raga. Mi sembra che giochi troppo bene. Oltre al fatto che... Oh, e che cavolo fai, Gengar? No, 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 raga, toglie troppo. Il suo Charizard... Ma non mi aveva preso! Che cagata. No, no, no. Oh, ma... Meno scherzo! No, vabbè. Vabbè, raga, questa partita me la prendo come sconfitta, ma sono successe delle cose veramente atroci. Con quella presa non mi aveva preso in realtà, però il gioco gliel'ha data buona lo stesso. Ah, vabbè. Purtroppo, raga, quando succedono queste cose io vado in bestia, ma mi incazzo tantissimo. Però, vabbè, è successo. Cioè, vinco con chi non so utilizzare e perdo con Gengar contro un E4, che secondo me non è un E4, ma va bene. Ricerca in corso, ragazzi. Forza, non demoralizziamoci. Procediamo con la prossima lotta. Sistema. Utilizzeremo... Ok. Avversario trovato. Chi è? Suicune. Un D2 degli Stati Uniti d'America, del Wisconsin. Ok, questa ce la giochiamo di brutto. Gengar, non puoi deludermi nuovamente, eh? Bravo, Gengar. No, no, no. Finché quello mi rimane lontano, regà, non è che ha molte speranze, eh. Stavi caricando un altro attacco Borazi? Ouch. Ops, ipnotizzato. Sbuco dietro. E presa. Assorbiamo un po' di vita. Anche l'indicatore, ovviamente. Noi assorbiamo tutto. Tempismo perfetto. E adesso, boom. Pam. Sta mossa di Gengar è atroce. Pulito. Classico. Indolore. Bene così. Adesso tocca a te, Reshiram. Mi è dispiaciuto un po' per la partita di prima, perché... Che fa? È rimasto fermo, raga? Si è già reso? Si è arreso, raga. Non sta giocando. Non capisco per quale motivo. Ok. Dai. Senza perdere troppo tempo, chiudiamolo. Perfetto. Beh, mica è colpa mia se ha smesso di giocare, raga. È contento lui, Gengar. Bravo, bravo. 3 stelle, raga, perché non abbiamo fatto niente. Forza. Quindi, prossima lotta. Raga, ci giochiamo l'ultima partita di questo episodio. Ovviamente ne vedrete altri nel corso delle settimane fino ad arrivare a Pokken Deluxe. Così che saremo belli che pronti. Oh no. Ragazzi, questo match è veramente pazzesco. Lui deve avanzare, noi dobbiamo avanzare. 50% contro il 54%. Lui è un C5. Devo fare 2 vittorie. Allora facciamo così. Se questa la vinciamo, ne facciamo un'altra. Se questa la perdiamo, finisce qui. Ok? È una scommessa. Dai, Cresselia, raga. Scusate, ma fino a dove arriva il pugno di Mewtwo?
Raga, non ci sto a capire niente, sono sincero. Lo sa usare, raga, guardate, non mi fa toccare terra. Non gli ho fatto una mossa, non gli ho fatto una mossa. Ok. Non mi chiedete che cosa ho fatto, raga, perché non lo so. Come gli ho fatto sto attacco non lo so manco io. Io speravo che quella maledetta di Cresselia mi facesse ricaricare la special, e invece no. Raga, non ci posso fare niente, non la so usare Cresselia. Ok. Ovviamente lui ha la meglio, ed è giusto così. È assurdo. Io... guarda, non mi fa toccare terra. Raga, non ci sta storia, è più forte. Questo, posso dire, è più forte di me. Vai. Almeno la soddisfazione di pigliarcelo. Boom. Ah, un po' gli ho tolto però. Reshiram, se gli puoi togliere qualcosa anche tu, Reshiram, mi faresti un favore, ma non ci pensare proprio. No, vabbè, raga, è assurdo. Ah no, è assurdo. Non capisco. Non capisco proprio. È più forte, sì, ma... purtroppo... beh, è capitato Guard War. Non ci posso fare niente. È andata così. Le scommesse sono scommesse, ragazzi. La partita l'abbiamo persa. E di brutto, direi. Perché mi ha letteralmente aperto il sederino. Ma non poteva darmi Pokémon peggiore. Ovvero Guard War. Questo video, queste partite sono andate così. Nel prossimo episodio scopriremo se riusciremo a diventare C5 oppure se resteremo D1. Tutto questo lo vedrete sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!